Ciao ragazzi, ben ritrovati in Android Link e bentornati su Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Continuiamo la storia del primo Yu-Gi-Oh! Siamo davvero agli sgoccioli. Gli ultimi 6 duelli. Oggi ne faremo 3, nel prossimo episodio gli ultimi 3 e poi potremo andare avanti. Una nuova forza del male, attenzione! Dopo aver sconfitto Marik, Yugi Muto ha ottenuto tutte e 3 le carte divinità egizie, che tuttavia non sono rimaste in suo possesso a lungo. Dei mostri in carne e ossa hanno cominciato a fare la loro comparsa in ogni angolo del mondo e si è scatenato il panico. A complicare ulteriormente le cose, le carte delle divinità egizie di Yugi sono state rubate da 3 assalitori ignoti. No, come è potuto succedere? No, non ti senti bene? Yugi, non ci sono più. Chi non c'è più, nonno? Le tue carte più forti? Le carte divinità? Ma chi è stato? Ragazzi, è arrivata una lettera e chi l'ha mandata? Non saprei, i miei occhi non sono più quelli di una volta. Ma arriva dall'ufficio di Maximilian Pegasus. I miei saluti, Yugi. Ti sarei accorto che gli Elmonster si sono scatenati seminando il caos in tutto il mondo. Io so chi è realmente dietro questa faccenda, però trovo rischioso divulgarti informazioni tramite videocassetta. Questo significa che dovrei venire a trovarmi di persona. Attenzione! È Raphael! Abbiamo trovato il faraone, maestro. Purtroppo però non siamo riusciti a catturarne l'anima. Ma sai come sono fatto, non torno mai a mani vuote. Ti offro queste carte. Ottimo, le divinità egizie. Finalmente possiedo la forza suprema necessaria per risvegliare la grande belva. Il grande momento è arrivato, amici. Finalmente, dopo 10.000 anni, il grande Leviathan ritornerà tra noi. Darz! Una volta che ti avrò nutrito con un numero sufficiente di anime, acquisirai la forza per inghiottire la terra. Nessuno potrà fermarci, nessuno. Rintraccerò il faraone, e stavolta farò in modo di assorbire il suo spirito per nutrire la grande belva. Praticamente questo è il sigillo di Orichalcos, molto bella come stagione, ma potevamo farne a meno. Se l'anima del faraone non basterà, cattureremo anche quelle degli altri. Io mi occuperò di Kaiba. E attenzione, c'è anche Valon. Anch'io ho scelto la mia vittima, quella testa calda di Jay Wheeler. Sarà un vero piacere annientarlo. Il faraone e i suoi amici sono in viaggio per consultarsi con colui che teniamo d'occhio. Andate da Pegasus immediatamente! Però siamo arrivati prima noi, con Yugi e tutti quanti gli altri. Ah no, aspetta. Abbiamo Mai, che nel frattempo ha cambiato anche outfit. Non sono Mai, o meglio, non quella che conoscevate. Bene ragazzi, salutate Pegasus. Oh no, è dentro il sigillo di Orichalcos! Comunque sia, ragazzi, chi perde il duello perde l'anima. Cominciamo allora. Storia deck. Dovremmo avere il deck occhi rossi? A questo punto. Va bene, cerchiamo di ottenere il meglio dalla prima mano. Mettiamo caduta coperta e anche scudo d'abbraccio magico. Oddio, questo che faceva? Direi di evocare in posizione di attacco guerriero razzo e finire così la mano. Allora, adesso lei pesca. Io da bravo bambino che sono attivo caduta e speriamo che sia una carta buona. Ah, formazione fenice di Lady Arpia, non male. Terraformare, ok? E sigillo di Orichalcos, oh mio Dio. Ovviamente lo attiva. Aia. Va bene, 2004. Ah, lei. No, il sigillo. Evochiamo allora il copiatore. Copiamo il suo attacco. Andiamo con Monster Reborn. Ah, però. Ha copiato l'attacco originale. Allora, piccolo sbaglio da parte mia. Però. C'è ancora una possibilità, però, eh. Evito di attaccare, ovviamente. Potevo mettere, sì, in difesa il soldatino lì, però. Abbiamo la puttella. Anfora della vita, The Pot of Greed. Un'altra puttella, vai! So che sembra una parolaccia, ma pot. Meglio dire puttella che pottina, peggio ancora. Metto coperta giara di fibra. E sposto in difesa il guerriero razzo. E bene. Spero mi attacchi la carta coperta. Se non me l'attacca, comunque sia la scopro io. Perfetto, la scopro io allora questo turno.
la cosa migliore che possa fare. Ho attivato Giara di Fibra, ragazzi. Mischiamo tutte quante le carte che abbiamo in mano, terreno e cimitero, e ne peschiamo 5 nuove. Quindi il duello è come se fosse in parte resettato. Ok? Abbiamo Demone e Mega Cyber. Dari del teschio la mettiamo coperta. Che faccio? Riattivo Giara di Fibra? No, niente, finisco così, finisco. Sperando che lei non abbia ancora una volta sigillo di Oricalcos. Vediamo un po'. Caduta, riattiviamola. Ok, Arpista Arpia. Wow, Arpista Arpia. È evocato un mostro normalmente. Arradi del teschio, no. Sarebbe interessante giocare copiatore e poi attivare dadi del teschio. No. Ho in mente un'altra cosa. Perfetto, perfetto. A prossimo turno, Demone Mega Cyber. E la cosa bella di Demone Mega Cyber è che viene evocato specialmente. Quindi posso comunque evocare un altro mostro. Puoi evocare specialmente questa carta. Vai! Bene! Spero che non abbia specchio riflesso. No, perché se è così... Copiatore, copiamo... Qua, faccia da uccello. Va bene. Grazie. Insomma, sono destinato a prendere danno sempre e comunque. Questa pesca all'infinito. Non credo abbia sigillo di Oricalcos, perché sennò l'avrebbe già attivata, a meno che non la pesca ora. No. Mi attacca con Cyber Lady, Arpia. Non ho capito perché ha messo in attacco questa. È matta. Abbiamo spadaccino di fuoco blu. Ok, giochiamolo. Ha un effetto particolare, eh. No, no, che attiva, ferma. È un effetto stupido. È un effetto strano quello di spadaccino di fuoco blu, se non hai un modo per risolverlo bene. Evochiamo l'Alligator. Alligalli. E attacchiamo con Demone Mega Cyber l'Arpia. E attacco diretto. Ragazzi, 1600 life point rimanenti per My Valentine. Chissà che non ci vada di gran lusso, direi. Non attacca, quindi non mi vuole fare del male. Non mi vuole fare del malox. Per fortuna finisce qui, ragazzi. Ho ribaltato la partita proprio da così a così, o da così a così. Insomma, sapete com'è, no? E mai ha perso. Non ci siamo. Ha perso la testa. Valon, si può sapere cosa stai facendo? Con questo frammento delle pietre di Oricalcos romperò il sigillo. Joy, stai bene, Joy? Che ti è saltato in mente, Valon? Hai tradito il maestro Darse e messo a repentaglio la tua anima. E vorresti farmi credere che l'hai fatto solo per salvare una ragazza? Non è una ragazza qualunque. Dov'è mai? L'hanno portata via quei vermi? A quanto pare. Joy aveva una faccia strana. Déjà vu? No, dai, non evitiamo. Credo che qualcuno si stia prendendo gioco di me. Ho fatto tutto per ripulire la reputazione di questa società. È ora di mettere fine a questa storia. Seto, da un'occhiata al nostro database. Qualcuno sta comprando tutte le azioni della nostra società. Hai ragione, Mokuba. Se le cifre non mentono, quasi il 50% della Kaiba Corporation è stato acquisito da una sola persona, che continua a comprare azioni. Com'è possibile? Solo una persona sarebbe capace di fare una cosa simile. Pegasus. E così Kaiba va a trovare Pegasus. Fatti vedere, Pegasus! Quanta impazienza! Non manchi mai di farmi divertire. E tu sei irritante come sempre. Che ti prende, Pegasus? Ultimamente non sono più lo stesso. E ti dirò, non si tratta solo di un modo di dire. Che sta succedendo? Sorpresa! È da tanto che aspetto questo momento, giovane Kaiba. Dimmi chi sei. Il mio nome è Alistair. Pronto a combattere? Questa carta magia cambierà tutto. Attivo il sigillo di Oricalcos! Siamo intrappolati qui dentro fino alla fine del duello. Io potrò uscire una volta che ti avrò annientato. Tu invece non sarai altrettanto fortunato, giovane Kaiba. Quando perderai, la tua anima resterà intrappolata per l'eternità. Praticamente lui vuole vendetta per Gosaburo Kaiba, il Kaiba Senior che ha adottato appunto Seto e Mokuba. Inizio per secondo, se non ti dispiace, Alistair. Comunque sia, non è un problema. Batteremo anche lui. In poche parole, Alistair vuole vendetta per suo fratello morto a causa di Gosaburo Kaiba.
Il fatto è che non è proprio stata colpa di Gosa. Vabbè, sì, è colpa di Gosaburo, ma Saito e Mokuba sono figli adottivi, quindi alla fine. Allora, ok, questo è interessante perché potrei evocare appunto il drago. Ma proviamo un po' ad attaccare. Magari è forte in difesa. Ah, io pensavo che era quella la mia. Niente allora, e boh, ciao. Mi sembrava che fosse quella la mia, dico, va bene, la distruggo, invece no. Un altro mostro in difesa. Sarà ugualmente forte? Io provo ad attaccare la carta coperta. Buono. Molto buono. Se dovessi trovare un drago bianco, provo a evocarlo con scambio di anime. Non potrei attaccare, ma sti cavoli. Saggi clown oscuro, lo posiziono così in difesa e attacchiamo la carta ovviamente coperta. Un altro soldato, quello proprio piccottino. Vabbè, aspettiamo. Aia, aia. Motore demoniaco Omega. Dai. Ah, però è stata distrutta alla fine. Quindi a che serviva? Sai che c'è? Attiviamo un po' il richiamo del posseduto. E richiamiamo il carro armato. Va bene così, va bene così. Va benissimo. Me la disattiva. Va bene? Allora, evochiamo un po' motore demoniaco. Caro mio. Eh sì, caro, eh. Sì. Sì, caro. Questa carta viene distrutta se usi l'effetto. Io l'effetto non lo uso. E ti arrangi? Buono. A fine turno si evoca un segnamotore. Ragazzi, mi sa che questa la finiamo molto velocemente. Molto facile sto duello. Proprio Alistair, sei una vergogna. Dopo il duello con Alistair, Saito Kaiba ha raggiunto l'industria di Illusion, la società di Pegasus in cerca di risposte, e si trova contro Yugi e i suoi amici. Fantastico. Notizie di Pegasus? Nessuna. Ho paura che siamo arrivati troppo tardi. Eccolo invece! Caro Yugi! O almeno mi auguro che sia stato tu a trovare questa stanza. Ah, un messaggio. Se ascolti questo messaggio, significa che chi voleva rubare la mia anima è riuscito a catturarmi. Ascoltami con attenzione. Tutto è cominciato quando un uomo misterioso ha cercato di rilevare la mia azienda. Ma c'è dell'altro. Questo individuo possiede un antico potere più forte di qualsiasi cosa che io abbia mai visto. E il suo nome è Darth. Darth! Sta cercando di riportare in vita la belva più terrificante che abbia mai messo piede sulla Terra. Il grande Leviathan, rubando le anime di uomini e mostri. Siamo a corto di tempo. Solo tu puoi salvare le povere creature che hanno reso famoso il mio gioco. Duello per un'amica. Gioia ha inseguito Valon, uno dei ladri, e a quanto pare si rincontrano. Senti, amico, rivoglio mai. Non hai capito niente, amico, nessuno le ha fatto il lavaggio del cervello. Mai ha scelto di stare dalla nostra parte in sua spontanea volontà. Era stanca di rimanere sempre nell'ombra mentre voi mi prendevate tutto il merito. Poi sono arrivato io, e le ho cambiato la vita. In che senso? Non mi tiro mai indietro di fronte a una sfida, soprattutto se c'è in ballo un'amica. Avanti con il duello! Allora, cominciamo per... Per secondi. Grande. Il gran godo. Facciamo del gran godo. Qui chi fa del gran godimento è lui. Perché io non ho carte proprio portentose in questo momento. Ma guarda, sai che c'è? Metto coperto lo stregone del tempo, prigione dimensionale e arte avanzata del rituale. E finisco così. Lo so, potevo mettere spirito occhi rossi. Calma. C'è una spiegazione. C'è una spiegazione. Bene. 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 No. No, no, distruggi, distruggi. Attacca, attacca. Non ho molte altre alternative se non passare la mano. Vabbè, allora, e mo sì, mo lo faccio però. Amico mio. Ti trovi male con me, eh?
Altri 3000 danni. Se non riesco a evocare Jinzo. Certo che a volte ti capita proprio delle mani pessime. Nessuno gioca con tre mostri uguali, specialmente se da 8 stelline. Quante ne è il drago? Il drago nero 7, quante ne è? Ecco, già una... questa è un'altra mano già. Sto sigillo di Orichalcos. Oh, perfetto. Abbiamo attivarti avanzata del rituale. Mandiamo al cimitero lui. Mandiamo anche al cimitero Guardia Flamvel. E Alligator, vai, in attacco, baby! In attacco, baby! Attiviamo la potella. Mi piace. Mettiamo anche Guerriero Razzo in attacco. E anche Prigione Dimensionale. Avevo anche Trasmigrazione Occhi Rossi, ma alla fine... Vabbè. È andata bene uguale. Andiamo bene, stiamo andando bene, dai. Un'altra, ma sei pazzo? Sì, non so perché mi sta attaccando. Ah, probabilmente per attivare l'effetto, sì. No. Comunque se lo bandisco e se la prende in saccoccia. Però in quel caso potevo attaccare la carta più... Vabbè. Devo un attimino capire perché non ho afferrato. Quindi aveva 1000 e non 7, non 500, giusto? Vabbè, comunque sia... Bon! È fatta! Tre duelli vinti. Ce l'hai fatta. Hai vinto. Addio. Vabbè, lui ovviamente è innamorato di Mai per qualche strana ragione. Lei invece non si sa per quale motivo. E a quanto pare il suo servitore è diventato cibo per il Leviathan. E Mai Valentine deve portargli un animo a diventare cibo anche lei. E Mai attiva comunque il sigillo di Orichalcos contro Joy. E Joy non ce la fa a finire il duello e viene intrappolato. Attenzione però. Mai non ha ancora attaccato, quindi non lascerà che il sigillo lo porti via. Ho già perso il duello, non si può tornare indietro. Almeno sono contento che tra noi due l'anima non l'abbia persa tu, Mai. Però, uno, due e tre e poi abbiamo finito. Quindi nel prossimo episodio finirà la prima serie di Yu-Gi-Oh! E poi, in quell'altro ancora, cominceremo GX. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!